terremoto che ha colpito. E per il processo Banca Marche del coronavirus. Non ci meritiamo tutto questo. Il terremoto, il crack di Banca Marche e il Covid. Siamo ad un passo dal collasso. O ci rialziamo adesso o sarà troppo tardi. Torniamo a correre, insieme, perché siamo le Marche. Rialziamoci! Il 20 e 21 settembre, barra il simbolo della Lega e scrivi Carloni. Voce che riporta la mente a città vuote, pattuglie di polizia ed esercito che presidiano le strade semideserte, sensazioni che da sole dovrebbero bastare a rimettere tutto in riga, ma così non è stato. Con il Ferragosto è esplosa la voglia di divertimento e di baldoria alla faccia di chi invece ci ha lasciato le penne. Fano meno di Pesaro, certo, dove invece gli assembramenti e le ammucchiate in spiaggia, bicchieri in mano e piedi in acqua hanno fatto scagliare il sindaco contro le forze dell'ordine e polizia locale in un attacco mai visto prima, al grido di fiducia tradita e assenza di controlli. A Fano dicevamo che l'asticella è stata più bassa, certamente, ma comunque, soprattutto nei luoghi di aggregazione canonici, senza distinzione di età, certamente dove però i più adulti, per esperienza diretta di chi scrive, non hanno di certo dato un buon esempio ai più giovani, girando tranquillamente senza mascherina e stando insieme a distanze molto ravvicinate. Che cosa sarà il domani? Nessuno ce lo può dire, ma le barriere sono l'unica difesa che abbiamo contro questo virus. Il terremoto che ha colpito. E per il processo Banca Marche del coronavirus. Non ci meritiamo tutto questo. Il terremoto, il crack di Banca Marche e il Covid. Siamo ad un passo dal collasso. O ci rialziamo adesso o sarà troppo tardi. Torniamo a correre, insieme, perché siamo le Marche. Rialziamoci! Il 20 e 21 settembre, barra il simbolo della Lega e scrivi Carloni.